Buon pomeriggio, signorina. Prima di tutto deve sapere che questo colloquio verrà registrato. Lei acconsente? Il mio nome è José López Sedeño e sono la persona che si occuperà della sua perizia psichiatrica forense. Possiamo cominciare. Signorina Romina del Rio Pineda, questo è il suo nome completo? Bene. Allora, signorina Romina, la prima cosa che vorrei chiederle è se lei è consapevole o se le è chiaro il motivo per cui oggi si trova qui. Bene, confermando quindi le informazioni che le erano già state fornite in precedenza, il motivo per cui oggi è stata convocata qui è perché il giudice che segue il suo caso ha ordinato questa perizia dietro richiesta del pubblico ministero. E i risultati della perizia saranno tenuti in considerazione nel giudizio che sarà preso in seguito al processo. Le è chiaro ciò che le ho appena detto? Molto bene, signorina. Prima che lei inizi la descrizione dei fatti, ho bisogno che mi confermi se lei è stata vittima, testimone o complice del plurimo omicidio avvenuto al Lago Crystal il giorno 27 giugno del 2016. Ha capito? Lei conosceva le persone coinvolte? Imena Navarro, Celia Bogliano, Ramon Larraín, Arturo Ghisa, Victor Ortega e Diego Navas? Bene, ora passiamo alla descrizione degli eventi occorsi in quell'occasione. È molto importante che lei sia calma e rilassata e cerchi di raccontare i fatti nel modo più descrittivo possibile, senza tralasciare alcun dettaglio, per quanto insignificante possa sembrarle. Può procedere con la sua dichiarazione.
È sempre la stessa storia. Alla fine il problema sono gli uomini. E chi dovrebbero essere allora, le donne? E chi se no? Dammi una motivazione intelligente e ti do ragione. Non è questione di intelligenza. Semplicemente se ti vesti in un certo modo è un chiaro invito a farti sparare. Ehi, ce l'ha con te. Sei davvero un pezzo di merda. Che forte. Ronno, digli qualcosa. Amore, che vuoi che gli dica? È la grande amico. Ma siete proprio due maiali, lo sai. Sei un grande. Ma tu mi ami lo stesso, vero? Comincio ad avere qualche dubbio. Che ne dici, Diego? Di cosa? Non vi stavo seguendo. Stai attento. Mi distrarrei anch'io con quel pezzo di ragazza vicino. Mi dispiace. Se vuoi tu. Te la lascio la prossima volta. Magari. Grazie del complimento. Perché? Oh sì, ma che carini. Oh, con una grande famiglia. Ma non stavi dormendo? No, non stavo dormendo. No. Carino. Possiamo accostare un momento? Dai, devo fare pipì. Così ci facciamo un tiro. Dai, sì, anch'io. Non esistete. Io siamo quasi. Devo pisciare anch'io. Non ci credo. Beh, problema tuo. Chi stai chiamando? Romina, ma non mi risponde. Ancora? Dai, smettila con quella e Romina. Ti aspetti da Diego? Vuoi rovinare tutto, eh? Se fossi in te lo manderei all'inferno insieme queste a Romina. Queste sono cose che tu non puoi capire. Ma sei scemo, è la mia migliore amica. Voglio solo accertarmi che stia bene, tutto qui. Io non capisco come una come Romina possa essere sì, la tua migliore amica. Esatto, così. Anzi, Ximena, io ti avviso poi non stupirti se ti pianta per quello scherzo della Romina. Ah, oh, sì, non offendere la gente quando non è presente. Oh, sentite. Ma poi sentite quanto le tue parole feriscano gli altri e non sono la regina. Ha ragione. Le tue parole fanno male. Ah, cazzo, che pezzo di merda, amico. Siete degli stronzi, ragazzi, stronzi e idioti. Vaffanculo, e tu? Tu sei solo un pagliaccio. E perché? Perché è pagliaccio? Perché ne hai la faccia. Cosa? Bene, ragazzi, sì, dobbiamo fermarci a prendere la birra, le patatine sì, e i marshmallow. So. Sì, anch'io li voglio bene. Ok, il prossimo distributore di marshmallow sta questo qui, altrimenti sì, se li mangia tutti. Sì, non gli diamo niente. Ramon, mi scappa da morire. Basta, La piantate di urlare, cazzo! Guarda che sei tu quello che urla. Noi vogliamo solo vibrazioni positive. Esatto, amico, rilassa. Sì, ma non so dove ogni fermarmi, volta lo capisci. La voce un lano muore, lo sai? Magari tocca a te. Ho una patina, perché io credo sì, una patina è meglio. Se continuate a fare gli stronzi, io torno basta. In casa. Basta! Piantala, signor Bastamè, piantala! Hai avuto notizie? Niente? No, squilla ma non risponde. Avrà lasciato il telefono da qualche parte. Sì, ma non fa niente. Appena vede la chiamata mi richiama di sicuro. Un'altra? No, devo andare in bagno. Sicura? Sì. Ok. Dove cazzo siamo andati oggi? Ma dove ci vuole il cartello che dice campeggio a 2 chilometri? Sì, però come non fare domande idiote, eh? Litigare per 5 minuti. Non possiamo, non litigare è la base della nostra amicizia. Che motivazione. Cazzo, sei Diego, è impossibile. Dovreste frequentare altre persone. Le ragazze non capiscono certe cose. Io sono d'accordo sai. Con lui. Voi non potrete mai capire l'amicizia come la capiamo noi. Quante amiche donne Nessuna. Hai tu, per esempio? Esatto. Non lo so, non molte. Visto? Beh, oddio, voi non avete mai ragazze, me le piacciono. È così, non è vi piacciono le ragazze. Smettila. Ma anche tu, come tutte, hai il tuo giro, il tuo bel giretto di amiche, il tuo gruppetto di amiche. Ma la verità è che l'amicizia tra donne è pura ipocrisia. Tranne che coi ragazzi, in quel caso è sempre diretta. Sì, come no. Non c'è nessuna fregatura, noi vogliamo solo scoparcele tutte. È disgustoso. Ecco perché abbiamo delle amiche. Disgustoso. Beh, non hai proprio ragione, tutte. È vero, il tuo caso è speciale. Esatto. Chi si vorrebbe scopare quello proprio? Ma che stronzo. Va bene, amico, perdonami, non hai il senso dell'umorismo. È vero, qui l'unico che ha senso dell'umorismo sono io. Lo dici sarei tu, d'accordo amico. Se le tue battute le capisse qualcuno a parte te. Sapete che cos'è? È che il mio umorismo è troppo complicato per le vostre testoline. Pulisci la bocca. Ragazzi, si sta mangiando tutte le patatine.
Falla finita, quelle sono mie. Perché avete lasciato dietro Arturo con le cose da mangiare? Ti spiego una cosa. Stiamo andando in un posto dove non ci sono negozi, non c'è civilizzazione e tu stai mangiando tutto quello che abbiamo comprato. Che posso dire? Sono nell'età dello sviluppo. Tu sei fuori di testa. Pazienza però, amico mio. Perché l'hai messo lì dietro solo col cibo? Ma l'ho finito, sono aperto un cazzo di pacchetto di patatine. Lo sai che è un porco. O la smetti di mangiare o me ne dai una. Diego, non me ne vado, sto morendo di fame. A sinistra. Buona, a sinistra. Sinistra e poi destra. Credevo fossimo arrivati. Oh, vuoi anche un buffet? No, con le uova. Sì. E due anni in fracca che te ne servono, Seria. Scusate, ma quando vado in campeggio c'è sempre il buffet. Esatto. La porto in posti fichi, non in questi posti di merda. Non ci sarà un buffet, fattene una ragione. I pasti dovrai pescarteli, principessa. Che schifo, non esiste. Dritto. Quando andavo in campeggio con mio padre, andavamo non a casa. Non incassa nessuno, Jimena. Oh, calmatevi, ragazzi. Ah. Sentite... Ora si azzuffano. Sì, lo vedo. Voglio di caldo. Ramon, guarda, c'è qualcuno laggiù. Ehi. No, è la sicurezza. Che cos'è? Un posto di blocco? Buongiorno, raggio di sole. Questo ti lincia. È vero, amico. Non ti sembra. Dai, zitto, per favore. Un po' fatto. Un po' fatto. Una sigaretta, amico. Buon pomeriggio. Come andiamo? Siete qui per il campeggio? No, beh, passavamo solo per un saluto. Mi scusi, è il cane, sa com'è. Dove devo andare? Andate sempre dritti e parcheggiate dove preferite, ragazzi. Ok, e qual è il posto migliore? Posso dirvelo io? Conosco bene questo campeggio. Sicuro? Sì, vabbè, sì, mi ricordo. Grazie, di fantastico. Te. Sei venuto con una ragazza. Lo so, dai, finiscila. Va bene. Ehi, scusi, ci sono altri campeggiatori? C'è un'altra persona, ma è lungo il lago. Avete tutto il posto che volete. Beh, meglio così. Ehi, è un tipo o una fiscia? Io odio la gente. Che c'è? Magari è una fiscia. Che schifo, piantala, sei il solito porco. Lascialo stare. Tesoro, quello mi sta fissando. Avete sigarette? Sì, Celia, ti sente? No, non ne abbiamo comprate. Sono $300 a notte. Ok, che facciamo? $150 a testa? No, 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 amico, facciamo 100. Che cosa? Guardate che io non pago, Sei il solito tirchio, Ezechiel. Sì, ha ragione. Sì. Insomma, né io né Arturo abbiamo portato una ragazza. Tu e Diego dovreste pagare $200. Cosa? Ma che siete dei miserabili. Sei uno spilorcio. Se no ci dividiamo anche le donne. Che ne dici? Sono perfettamente d'accordo con te. Bene, ma faccio il viaggio a tutti. Ma te lo puoi scordare, capito? Bravo, dammi i soldi e sta zitto. Qui ne mancano. Amore. Aspetti un attimo, signore. Tieni, prendi questa. Ma quello mi fissa. Così sono allora, tutti. Allora, ragazzi, abbiamo non finito. Non sono io che esagero. Eccoli i conti. Sono per due notti. Andate. Tutto a posto? Grazie. 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 Forza, andiamo! Ragazzi, che tipo! Faceva davvero schifo. Amico, sono traumatizzato. Mai visto che grugno? Era lei. Forse non sa che cos'è il dentifricio. Sì, come te. Se continui a insultare la gente, non vali niente, sappilo. Che fai? Te no, la prendi con amore, me? No, tu sei meraviglioso. Grazie. Ah, che lagna. È bello qui. Te l'avevo detto, ma dobbiamo andare un po' più avanti. Ha risposto? No, ma non posso chiamarla, qui non c'è campo. È solo per due giorni, sapeva che venivi. Sì, ma... E sapeva che eri con me. Dobbiamo sbrigarci, sta per piovere. Hai ragione. Lo sapeva o no? Ehi, Diego, scusa. Vieni qui. Dobbiamo sbrigarci a montare le tende. Eh sì. Sapevo di poter contare su di te, amico. Ehi, non mi aiutate con i bagagli? Sbrigati, pigrone. Sta per mettersi a piovere. Stronzi. Per caso ti serve una mano? Sì. Sei tu che hai voluto una tenda tutta tua. Ora sono affari tuoi. Non fare l'idiota. Ok, ma è una fatica inutile. Tanto sappiamo tutti e due che dormirai con me. E tu non so se sei all'altezza, quindi perché rischiare? Dai qua. Ecco, stendilo. Non ti azzardare, non darmi mai più della cicciona, Ramon. E va bene. Non chiamarmi più cicciona. Calma, fistecchino. Scusa, devo sedermi. Aiutami, no? Non esiste, sono stanca. Devo fare tutto io? Sì, certo. Dammi una mano, dai. È di tuo padre, che ne so io come si monta. Figurati io. Guarda che opera d'arte. Bastano, vero? Neanche per idea, forza, altri tre viaggi, muovi il culo, dai. No, amico, prima voglio una birra.
Celia, sta attenta o ti resterà il segno sulle fiamme. Come? Digli qualcosa, Ramon. Non fare lo stronzo. Va a prendere altra legna. Ha ragione, andiamo a prenderne ancora un po' e dopo ce la beviamo insieme. Grazie. E poi perché ti alleni tutti i giorni per portare 3 ramoscelli? Si vede che fai pilates. Vero? Siete patetici, lo sapete? Ti ci puoi anche sedere qui, bella. Ehi, ehi. Anche qui se vuoi. Sei sempre un idiota del cazzo. Un micione, idiota. Vado, okay. Oh, finalmente è montata, sei contenta? Certo. Dai, è carina. Decisamente sì, e comunque non ci dormirai, tu starai nella sì, mia. Sì, come no. Vedrai. Celia, scusa. Chi c'è? Ehi, ne voglio una anch'io. Sono nel frigo. Ok. Me ne passi una, per favore? Celia, mi passi il repellente? Ehi, dov'è Ese? Chi se ne frega? È andato a prendere dell'altra legna, ma manca da un po'. Magari si è perso. Che ti importa se Ezekiel si è perso? Resta con me. Certo che mi importa. Qualcuno mi accompagna. Vuoi andare a cercarlo? Sì. Allora vaffanculo, Ramon. Anche tu. Ciao. Ciao. Consolati, Celia. Prenditi una birra. Ti amo, cicciona! Eze! Shh, vieni. Ma non hai fatto la legna? Shh. Vieni qui, sbrigati. Shh. Vieni a vedere. Quella è davvero una bomba. Beh, fatela prendere, tigre. Io ce l'ho già, una ragazza. Certo, amico, perché no, dai. Sì, io ci vado, tu però vieni con me. Ma che ti dice la testa? Io che c'entro? Ma non fare il froso. Perché non andiamo dall'altro lato? Eh? Ok, andiamo dall'altro lato. Shh. È sexy da morire. Oh, merda. Quella è Romina. Lo so, amico, ma guardala. Che ci fa qui? Non lo so, ma sono contento che sia venuta. Chi se l'immagina? Che cazzo si è messa a nuotare nuda? Che te ne frega? È meglio per noi. È
proprio un gran pezzo di figa. Non azzardarti a dire a Diego che l'abbiamo vista. Non ci penso proprio. Godiamoci lo spettacolo. Sì, amico. Che vada a fanculo quel frocio di merda. Avviciniamoci, dai. Dai, muoviti. Andiamo. Andiamo. Aspetta, piano. Cazzo, mi ha visto. Andiamocene. No, non ti ha visto, non fanculo, ti ha visto, io me ne vado. Visto. Aspetta un attimo. Dove vai? Seria, mi taglia le palle. Però poi torniamo. Muoviti. Stronzo. E muoviti. Bello, sono cazzi tuoi, amici. Ci devi andare tu, io non c'entro. È una cosa facile, facile, liscia come l'olio. Non mi interessa, non mi coinvolgere. È un'occasione del genere, scusa. Dove eravate finiti? E dov'è la legna? Ma me la sono scordata, amico. Te la sei scordata? Sei scemo. Tesoro, mi accompagni in tenda? Sì, poverina, non sa la strada. Fatti i cazzi tuoi, idiota. Che palle. Fammi bere una birra. Merda, sta anche piovendo. Sì, cazzo, lo so, te la sei presa comoda, però. Mi dispiace. Senti, perché non andiamo al lago? E tornando prendiamo un po' di legna. No, 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 Diego, non ti preoccupare, ci penso io più tardi. Ora sta piovendo. Ha ragione. Accendiamo Ravan, il fuoco mentre ci facciamo una birra. Sì, accendiamo il fuoco, sta problema? Piovendo. Sì, forse mi dispiace, volevamo berci una cosa, ma adesso piove. Non c'è così. Legna. Perché vai con Ezechiele? Te ne vai e mi lasci qui da sola. Come sola? Perché vai con Ezechiele? Te ne vai e mi lasci qui da sola. È il mio migliore amico. È mio amico. E va bene. Guardala, guardala, ce l'hai in pugno. Stavolta ha vinto lui. Che avete da ridere, stronzo? Niente, rido del mio amico qui, è molto divertente. Sono divertente. Basta, basta, salute! Io non salute. Ho la birra, me ne passi una. Un brindisi a questo bel tempo. Ehi, me ne hai data una vuota. Forza, no, prima che inizi bagnati. A piovere. Salute. Avanti. Guarda salute. Che sono già piovendo. Salute. Ehi, fai schifo anche ad arrostire i marshmallow. Che ne pensi, Ese? Ora capisci perché mi serviva la legna. Mi piacciono al naturale. Comunque è un gran bel palò. Sei stato grande. Ci siamo anche asciugati. Sì, sei stato grande. Ah, meno male che lo riconoscete. Vi ricordate quando siamo andati al campo estivo? Sì, certo che mi ricordo. Era quel campo estivo in cui secondo i professori ero ubriaca e poi sono caduta dal pulmino e portavo la gonna, quindi avevo il culo di fuori. Ma non è Celia col culo di fuori. So per certo che si è buttata per mostrare il culo a Ramon. Esattamente, l'hai fatto apposta per farti guardare il culo da Ramon. Può darsi? Sì, può essere. È vero, mi sono innamorato di quello. No! Come quella volta che questo qui si è innamorato del tizio con i capelli lunghi. E come si chiamava? Si chiamava Ramses! Ah, sì, No, certo! Vabbè, ragazzi, era girato di spalle, che ci posso fare? Ma che fare? Dici? Sì, ma era un uomo, era un amico, uomo! Era un uomo! È vero! Chiunque si sarebbe confuso. Aveva un bel culo! Ed eri così ubriaco che ti sei fisciato addosso! Ma tu a 12 anni a casa mia ti sei fisciato a letto! Sì, è stato disgustoso. No, aspetta, aspetta, non dovresti dirlo. Queste sono cose che non si dicono, fanno male. Ma che hai smesso di fisciarti addosso? Senti, lo sto difendendo. Sei stronzo. Perché no? Che c'è di male? Avete sentito? Coglione. Non avete sentito niente? Stiamo parlando di pipì. Che cosa? Ascoltatevi di cosa sento, ragazzi. C'è qualcosa. Siamo fisciati addosso da bambini. Dove? Ascoltate. Fate silenzio. È Ximena. Cretina, amore, dico sul serio. Probabilmente è solo uno scoiattolo, calmatevi. Sì, ma uno scoiattolo grosso come un orso. Dove? Lì, amico. Ti prego, ho paura, andiamo prendete via. Prendete le torce ma e andiamo, andiamo a vedere, forza. Ximena, sei sicura? Andiamo a vedere. Mi prendete per il culo. Dove cazzo andate tutti? State attenti, è scivoloso. Sto morendo di paura. Lo so, ma dovevamo per forza venire a controllare la zona sono di sono sicura di aver sentito qualcosa. Sì.
Ho troppa paura per dormire. Attenti a dove mettete i piedi. Luce in alto a sinistra. Forse è meglio tornare indietro. No, ormai siamo qui. Siete sicuri? Ormai. Luce in alto a sinistra. Ehi, io vi aspetto qui. Questa cosa è assurda. Non mangiare la tutti i marshmallows. È andato di là. Ha ragione, a sinistra. No, a destra, l'ho visto io. Sei sicuro? Sì, fidatevi. Allora facci strada. Non vedo niente. Seguitemi, è andato a destra. Mi sembra di aver sentito qualcosa. Uno scoiattolo. Piano, ragazzi. Attenti a dove mettete i piedi. E state attenti. Guarda ai ragni. Basta! Stai bene, Jimena? Sì, sì, ho solo qualcosa nella scarpa. Sul serio, fate attenzione agli animali. Smettila, non dire queste cose. Cercavo di rendermi utile. Ma sta zitto. Ma ce ne sono, state attenti. Arturo, smettila di toccarmi la gamba. Bosco, odio la natura, che palle! Jimena, tutto bene? Sì, sì, tutto a posto. Qui non c'è niente. Che stronzata. E adesso? Accidenti. Che si fa? Andiamo avanti? Torniamo indietro, mi sto annoiando. Non ti interessa sapere chi ci stava spiando? Dai, forse era un animale, o la guardia forestale. O l'altro campeggiatore. Io voglio continuare a cercare, invece. Sì, continuiamo. No, io vi aspetto al campo. Andiamo, non fare il guastafeste. Sei preoccupato per il tuo amichetto che è tutto suo? Magari viene stuprato da un orso. Magari gli piace pure. Continuare è da stupidi. Cosa è da stupidi? Quindi io sarei stupida? Tesoro, non ho detto questo. Allora che hai detto, Ramon? Devi fare come dico, ok? Non me ne frega un cazzo se pensi che sono stupida. Andiamo a cercare la guardia forestale. Non ho intenzione di passare la notte senza sapere chi ci stava spiando. E va bene, andiamo. Allora, continuiamo a cercare? Sì, sì. Andiamo. Andiamo. Mica dobbiamo andare tutti. Oh, scusa, io non sono invitato. No, certo che sei invitato. Ma no, se non volete. Ma cosa dici, idiota? Che ti prende, Diego? Ma tu guarda, sei completamente scemo. State attenti, c'è fango. Ferma. Non credo ci sia nessuno lì. Sta zitto. Vado a vedere. Aspetta!
Non c'è nessuno! Ma che idiota! È di una ragazza. No, Sherlock! O di un ragazzo molto femminile. Bene, allora sappiamo che non c'è niente di cui preoccuparsi, no? Di certo non è stato lui. Allora chi? Io che ne so, ma lui sta dormendo. Arrivo. Comunque non lui. Ok. Salve, perdoni il disturbo, ma purtroppo qualcuno è successo. Qualcuno ci stava spiando. Davvero? Sì, stavamo facendo un falò e qualcuno ci spiava dal bosco. Era lei? No, signorina, mi ero addormentato. Ma non preoccupatevi, ragazzi, questo è un posto sicuro. Contenta? Probabilmente era solo un animale o qualcosa. E l'altro campeggiatore? No, è una bella ragazza. Come lei. Visto? Non è niente, giusto? Grazie, signore, ci scusi. Va bene, ma io non sono tranquilla. Dai, che piove. Andiamo in tenda. Io ho paura. Non c'è motivo di aver paura, hai sentito? Sì, ma io ho paura lo stesso. Ho una brutta sensazione. Voglio una birra. Sì, anch'io. Ah. Birra, birra, birra. No, il mio falò. Riaccendilo, muoio di freddo. Una, due, tre. Ecco qua. Mettere i pantaloncini è stata la peggior decisione della mia vita. Ehi, e io? Me la sono meritata. Ci voleva. Sì, ci voleva proprio. Non so, non mi convince. Ehi! Ehi, com'è andata con la guardia forestale? Ah, non ci ha detto niente. Quello stava dormendo. Noi abbiamo trovato la tenda dell'altro campeggiatore. Sì, ma è una ragazza, non c'è motivo di preoccuparsi. Ed è carina o... Non era Ezechiele il superficiale? Stavo scherzando, ragazzi. Dov'è Ezechiele? Vaffanculo, Ezechiele. Io non lo vado certo a cercare. Scusami, permesso. Dai, che ti prende, Celia? Salute. Grazie. Alla nostra, ragazze. Oh, sì. Salute. Salute. Che avete? Non vi importa di Ezechiele? No. No. Ok, vado a cercarlo. In bocca al lupo. Vuoi darti una mossa o freddo? Celia, un'opera d'arte non si fa in un secondo. Vi piace il fumo che esce dalla bocca quando fa freddo? No. No. Ezechiele! Ezechiele! Dormire. Impossibile, è appena entrata. Hai visto? È sì, cazzo, amore. Per oggi mi ha visto. No, non è vero. No, guarda, 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 guarda. Sta venendo fuori. Guarda, 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 guarda che roba. Ah, guarda, ragazzo. Sì, la sto guardando. Guarda, guarda, guarda. Accidenti. Shh, guarda che cosce. No, io quella me la devo fare. Non esiste proprio. Oh, guarda, guarda. Guarda che troia. Falla finita, Ezechiele. Apposta, ci mostra le tette. Oh, guarda che culetto, accidenti. Non ce la faccio. No, 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 no. Aspetta, aspetta. Siamo qui per questo. Andiamo.
Sta zitta. Che volete? Sta zitta, tronco. No, no, no. Zitta. No. Ti piace? No. No. Io ho paura che mi abbia riconosciuto. Ma se non hai fatto un cazzo. E poi lei era impegnata a fare altro. Dai. Sì, infatti. Ma che ne so come l'ha presa. Come vuoi che l'abbia presa? Si è fatta una scopata. Dai, rilassati, amico. Domani ce ne andiamo. Sì, hai ragione. Meglio se ce ne andiamo. Ma certo, leviamo le tende, diciamo qualche cazzata agli altri e questa storia finisce qui. Dai, cazzo, è stata una scopata. Non c'è mica da farne un dramma. Vabbè, speriamo. Sentito come godeva? Si è divertita pure lei, eh? Guarda, dormono tutti. Comunque, che facciamo quando torniamo? Niente, che vuoi fare? A domani.
Ramon, è disgustoso. Qualcuno ha visto Diego? A che ora siete tornati voi due? Non lo so, neanch'io ho visto Diego. Ma eravate tutti ubriachi quando siamo tornati. E che avete fatto tutto quel tempo? Beh, ci è voluto parecchio per trovarlo e poi abbiamo chiacchierato un po'. Già. Io vado a cercarlo. È successa una cosa grave. Ora possiamo iniziare a preoccuparci o no? Siamo fottuti, ragazzi, è pazzesco. Deve esserci una spiegazione logica, no? Cosa ci trovi di logico? Perché qualcuno dovrebbe farci del male? Rifletteci un attimo. Perché il mondo è pieno di pazzi psicopatici, ecco perché. Torniamo al campo, prendiamo la nostra roba e andiamocene. Sì, sono d'accordo. Andiamo via, per favore. Io non resto qui ad aspettare che un pazzo ci faccia fuori tutti, tu sì. Giusto, avete mai visto Venerdì 13 o La Casa o The Blair Witch Project? Dove andate? A chiedere aiuto alla Guardia Forestale. E adesso? Beh, adesso prendiamo la roba e raggiungiamo Ramon e Celia. Avvisiamo, ecco, anche l'altra ragazza. Ok. Allora, tu vai al campo e noi andiamo al lago. Va bene, ma sbrigatevi. Sono davvero spaventato e non voglio stare solo per troppo tempo. No, c'è Ezechiel al campo, non ti preoccupare. Merda, Ezechiel non sa ancora niente. Cos'è stato? Non lo so. Io non torno indietro a controllare. Vieni. Chiamiamo qualcuno. Ezechiel! Ezechiel! Porca puttana. C'è nessuno! Che facciamo? Tu torna al campo con Arturo. Io continuo a cercarlo. No, andiamocene. Avvisiamo la forestale. Fidati di me.
Tornerò presto. Ce la caveremo. Stai attenta. Anche tu. Ehi! Ehi, amico! Hai detto che non c'era nessuno qui, eh? Beh, mi hanno distrutto la macchina. Ma non è possibile. Sì, invece. Vuoi venirlo a vedere di persona? Non saranno stati i tuoi amici? Perché avrebbero dovuto? Sei tutto scemo. Chi è responsabile qui, tu? Ehi, calmati, amico. Calmati un corno. Vieni a vedere cosa mi hanno fatto. Se vuoi, chiamo il carro attrezzi. Non il carro attrezzi. La polizia devi chiamare. C'è uno psicopatico là fuori. Muoviti! Che facciamo, Ramon? Sta calmo. Adesso vediamo. Che c'è? Non c'è linea. Cazzo, non può essere. Avete una sigaretta? No, te non l'abbiamo fumo, detto. Stronzo, smettila di prendermi per il culo. Perché non vai là fuori a vedere chi c'è, cazzo? Non c'è campo qui. Su, sei? Lo vedo. Andate sulla strada. È lontano. Ok, andiamo. Ehi, Ramon, non tirare così, mi fai male. Vuoi rimanere qui a fare una brutta fine? Smettila. Signorina, sta bene? Signorina? Signorina? Se passa qualcuno, fermalo! Pronto? Pronto, signorina, sì, è un'emergenza. Che ti ha detto? Non si sentiva bene, penso che manderanno qualcuno. Che facciamo allora? Aspettiamo, che altro vuoi fare? Eh?
Vuoi tornartene indietro a piedi? Non lo so, non lo so! Dobbiamo dirlo agli altri. Non me ne frega un cazzo. Volevano restare, no? Vaffanculo, sei proprio uno stronzo, sono i tuoi amici. No, non lo sono. Che pezzo di merda bastardo, ci vado io! Dove vai? Ad avvisarli, dove se no? Al diavolo, fa come ti pare. E noi non stiamo più insieme, imbecille! Come vuoi tu. Sei davvero un gran figlio di puttana. Signore!
No! No! Chi sei? Ah! No! 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 Calmati, respira. Che è successo? Che è successo? Respira. Rilassati, rilassati. Un bel respiro. Calmati. Romina. Non parlare, non dobbiamo fare rumore, ok? Ci sono io adesso, ma tu devi stare calma. Sì. Vieni qui. Portami a casa. Sì, ma prima ci nascondiamo. Ci nascondiamo qui per un po'. Mettiti giù. Non fare rumore. Dobbiamo stare qui buoni e zitti. Salia, sta tranquilla. Aiuto! Ehi! Scusami! Perdonami! Oh.
È morta? Vieni. Sei pronta? Abbassati un po'. Chiudi gli occhi. Se lo meritavano tutti. Sì. Se lo meritava anche Jimena. E ora? Ti ho trovata.
Thank you.